Ben ritrovati a questa terza parte della miniserie verso Ubuntu 12.04, nella quale vi voglio presentare un editor di note chiamato Zim. Perché mi occupo di un editor di note, direte voi? Ebbene, all'ultimo UDS, cioè all'Ubuntu Developer Summit, è stato deciso da parte di Canonical e del gruppo degli sviluppatori che lavorano su Ubuntu di stralciare dall'installazione standard per difetto tutto quanto ha a che fare con le librerie mono. Le librerie mono sapete che hanno a che fare con Microsoft, insomma, sono un rifacimento delle librerie di programmazione .NET, detto così, è piuttosto tecnica questa nozione, però lasciamo stare, quindi non è il nostro canale che si occupa di cose tecniche così in modo dettagliato. Comunque la parola chiave è Microsoft, ecco, le librerie mono sono state presenti per diverse versioni di Ubuntu e hanno scatenato anche molte discussioni nella comunità open source, perché appunto quando si nomina Microsoft, ecco che è insomma il nemico giurato di sempre. Ci siamo capiti. Ciò nonostante, tra l'altro, giusto per essere chiari, non è solo Ubuntu che ha usato ed usa le librerie mono, ma anche altre distribuzioni Linux, ovviamente, ne hanno fatto uso e tuttora ne fanno uso. E non è che queste librerie non saranno più disponibili in Ubuntu 12.04 e successive versioni, e di conseguenza non è che i programmi scritti con librerie mono non saranno più reperibili, anzi ci saranno sempre, soltanto che quando vi installate la vostra bella distribuzione Ubuntu da zero, pulita, non vi troverete nulla, nulla che abbia a che fare con mono già preinstallato. E uno dei programmi, direi piuttosto apprezzati, diciamo anche da me, che l'ho usato anche spesso, è Tomboy. Tomboy, che è il programma di gestione delle note, che appunto era presente da diverse versioni di Ubuntu. E io, una volta che ho iniziato a usarlo, ho trovato anche comodo, insomma, queste note che si collegano facilmente una all'altra, eccetera, eccetera. Comodissimo. L'avrete visto anche le note Tomboy, le avrete viste anche nei miei video precedenti, già esistenti, già pubblicati sul mio canale YouTube. Io mi tengo spesso, quasi sempre, una scaletta in un angolo dello schermo, una scaletta di quello che vado a spiegarvi, e quella scaletta l'ho scritta praticamente sempre in una nota Tomboy. Fatto sta che questo programma Tomboy, tra virgolette, purtroppo, è scritto basandosi su librerie mono, quindi di conseguenza, sparendo le librerie, sparirà anche Tomboy. Quindi le soluzioni sono due: o comunque mi installo Tomboy o mi cerco un'alternativa senza librerie mono. Francamente sono sempre stato piuttosto freddo riguardo a questa polemica delle librerie mono, Microsoft, licenze, sì, no, chissà come sarà, come non sarà il futuro. Finora mi pare non sia successo assolutamente nulla, nessuno ha rivendicato niente, sono sempre state librerie comunque open source e consentite da Microsoft. Vabbè, comunque non si sa mai. Questa è stata una decisione strategica presa da Canonical, e in Ubuntu non saranno installate. Se qualcuno le desidera, le deve installare per conto suo. Allora ho preso lo spunto, diciamo, ecco, in questa terza parte della mia miniserie, ho preso lo spunto, dico,
o vado avanti con Tomboy, quindi me lo installerò in aprile, oppure mi guardo attorno e vedo se c'è un'alternativa senza mono. Ed ecco che, dopo qualche ricerca, breve tra l'altro, è saltato fuori questo Zim, che, ecco, Zim, che è un wiki per il desktop. Cosa vuol dire wiki per il desktop? Vuol dire che è un gestore di note, di scritte, di testi, con vari formati, varie forme, eccetera, eccetera, che sfrutta la sintassi delle pagine wiki. Ecco, chi ha già scritto una pagina wiki o chi l'ha già vista su Wikipedia, Wikimedia, i wiki di Ubuntu, qualsiasi sito che usi la piattaforma Wiki, sa che bisogna usare una certa sintassi. Ecco, questo Zim ci presenta in modo semplice un'interfaccia grafica che ci permette di scrivere come un editor normale, vedete, grassetto, evidenziato, sottolineato, eccetera, eccetera. Ecco, dicevo che permette appunto di usare facilmente questa sintassi Wiki ed essere molto efficace e molto pratico. E da quando ho trasformato le mie note esistenti da Tomboy, le ho portate qui e poi ho iniziato a usare solo questo. Francamente, sono molto contento di questa scelta. Quindi, questa è una di quelle opzioni, di quelle proposte che vi faccio in questa miniserie, che in realtà ho già fatto, che in realtà ho già preso, è una decisione che io ho già preso, non è una semplice ipotesi di lavoro per me, ma questa è già acquisita. Quindi l'editor Zim per me, delle note Zim, l'ho già iniziato, è installato adesso su Ubuntu 10.04 e sicuramente me lo installerò anche in Ubuntu 12.04. Ecco. Qui ho messo una nota, una specifica che tra l'altro non è indifferente come punto positivo a favore di Zim, è che Zim è multipiattaforma, cioè ne esiste una versione per Linux, ovviamente è quella che state vedendo qui, per Windows e anche per Mac, e usa la stessa sintassi dei siti wiki dappertutto, ovviamente sono compatibili le versioni, e questo non è male se ci pensate, potete usare, trasportarvi in giro, diciamo, le stesse note, sfruttando magari Ubuntu One, perché no? Le salvate sulla rete, sulla vostra nuvola personale, in ufficio, da qualsiasi altra parte, le potete scaricare dove avete installato Zim, magari su tipicamente Windows, magari anche Mac, chi lo sa, e ritrovarvi lo stesso programma, le stesse note, gestite allo stesso modo. Niente male davvero. Quindi, da quello che vedete qui, ci sono dei formati per i titoli che creano queste scritte verdine un po' più grandi, un po' più piccole, sottolineate o meno, per fare dei titoli differenziati. Per esempio, vedete, formato titolo 1 fino a 5 titoli predefiniti. Potete fare gli elenchi puntati con casella, che sono poi questi, le caselline. Ecco, una cosa comoda che non è a Tomboy sono queste checklist, che sono vive, queste checklist vive, nel senso che non è solo un disegno così, ma ogni checkbox ha i tre stati, quindi il listino, la crocetta e vuoto. Qui potete fargli l'elenco della spesa, l'elenco di un to-do, delle cose da fare. Potete anche spuntarli una volta che avete fatto le cose, vedete? E fare questi elenchi è facilissimo. Il simbolo è questo qua. Se non lo volete cominciare da menu, lo potete fare così. Vedete, per esempio, parentesi quadra, spazio. Spunta, ha già creato il suo quadratino, e se voi col mouse cliccate, vedete che è vivo, vi fa immediatamente il quadratino. Rispettivamente potete già crearlo col vistino se ci mettete un asterisco, con la crocettina rossa se ci mettete una X in mezzo alle parentesi. È veramente facilissimo. L'elenco puntato, basta iniziare con un asterisco, e vedete, spazio, vi mette già il punto, prossimo, indentate, punto. Facilissimo, elenchi puntati anche quelli molto bene. Poi ci sono i vari formati, tipo il grassetto, il corsivo, l'evidenziato, che è poi il giallino qua, il barrato, che mi barra, ecco, vedete, addirittura lo fa diventare anche grigetto, come se fosse stralciata la parola.
molto utile, non male. Poi inserisci un collegamento, questo è per collegare fra una pagina e l'altra delle note. Vedete qui sulla sinistra l'albero delle note, fra le quali una che si chiama Home, sempre legata alla casettina qua. Quindi tenete pure il nome Home, che è sempre legato automatico alla casettina. Tutte le altre possono essere anche indentate come struttura di note. Sotto una nota di argomento principale possono essercene altre, le potete anche spostare, vedete, facilmente, volendo. Potete fare diverse categorie, ognuna può essere anche collegata alle altre. Per esempio qui, che so, vedete, nella mia home c'ho dentro una nota, ho una nota test Ubuntu, che è sicuramente da qualche altra parte, qua, eccola qua, la vedete qui, la test Ubuntu qui in realtà è legata alla home, basta che schiaccio il link e mi posiziono sul test Ubuntu, eccetera, eccetera, eccetera. Qui sopra comodamente le note più recenti, tiene un pulsante che potete saltare da una all'altra facilmente. Potete attivare il controllo ortografico a seconda della lingua, che è la lingua installata nel sistema, quindi io sono inglese e italiano per il controllo italiano. Qui potete inserire la data, una data nel testo. Qui potete inserire, questo è il collegamento fra note, e qui potete inserire un documento esterno, direte, ecco, questo in Tomboy non c'era. Vediamo un po' immagini, se è il solito pappagallo variopinto, voglio inserire questo e mi inserisce direttamente l'immagine, eccezionale, veramente eccezionale, comodissimo. Questo va al di là di Tomboy addirittura. Papà, vediamo un po' se c'è qualcosa d'altro. Se io collego un file di testo, lui me lo collega come link, mentre l'immagine fa vedere l'immagine direttamente, vedete, sa lui arrangiarsi su come fare. Se mettete un link internet, lui lo riconosce direttamente, vedete che diventa blu, azzurrino, e se cliccate si apre nel browser direttamente, tutto molto molto semplice, molto chiaro, molto veloce, eccezionale. Ok, quindi queste vengono salvate in file normalissimi, dove volete voi, nella vostra cartella, voi, le vostre preferenze, dite dove volete che lo, con quale carattere scriverle, eccetera, eccetera, tutte le varie preferenze, poi le potete leggere tranquillamente per conto vostro se installate il programma, e non le passiamo ovviamente a una. Qui tutti i vari collegamenti, browser qua, il default lo va a prendere lui dal sistema, e i moduli, ecco, i moduli sono presenti dei plugin che ne aumentano le capacità, quindi non fosse abbastanza quello che fa di base, ce ne sono anche quelli come il controllo ortografico, per esempio non è attivato di default, la calcolatrice, l'aritmetica sono, potrebbero essere utili e anche divertenti. Vedete per esempio questo SQRT, cioè radice quadrata di 44, ho attivato la valutazione espressione matematica. Se metto il cursore dopo l'uguale e prima c'è l'espressione matematica, lui la valuta e mi mette il risultato. Molto carino, molto utile. E poi c'è un altro tipo, la calcolatrice, che fa dei calcoli praticamente. E qui potete vedere che la calcolatrice, l'aritmetica normale, ciò che è diverso dall'espressione matematica, viene attivata, viene aggiornata con l'F5. Cosa vuol dire aggiornata? Potete mettere più calcoli, vedete qui c'è un'assegnazione di variabile, qui c'è un calcolo, qui c'è una variabile che assegna un certo calcolo, eccetera, eccetera. E qui, premendo F5, noi possiamo aggiornare tutti i calcoli presenti in una pagina. E quindi se premo F5, vedete che il primo dopo l'uguale
gli ha messo il risultato, qui ci sono due variabili che non le toccate, qui ha fatto il calcolo e qui ha messo il risultato di questo calcolo. Quindi può essere utile anche se bisogna mettere delle espressioni aritmetiche e matematiche. Molto molto bello, molto molto molto. E i moduli, vedete, sono tanti. Io non li ho attivati tutti, ce ne sono alcuni che non so bene cosa facciano. Boh, certi chiari tipo questo, ovviamente chiaro, inserisce screenshot, però dopo magari dipende anche da altri programmi, eccetera. Insomma, vedete, ogni elenco attività che permette di creare, penso, un elenco di attività, ma tanto abbiamo già i checkbox che abbiamo appena visto, eccetera eccetera eccetera. Io lo trovo davvero davvero pratico e carino, e soprattutto standard, diciamo, ecco, usa una sintassi diffusissima in tutto il web e essendo appunto la stessa sintassi Wiki usata in tantissime pagine, in tantissimi siti. Ecco. Cosa posso dire ancora di più? Mi sembra che abbiate visto tutto l'essenziale, penso, per convincervi di quanto possa essere pratico questo programma di ripresa note in formato Wiki. Ecco, ripeto, potete collegare facilmente una nota all'altra. Qui sotto vi mostra quanti link ci sono nella tal nota che rimandano ad altre, quanto ci sono ovviamente, eccetera eccetera. Più di così, francamente, io da quando ho iniziato ad usarlo, ripeto, non ho rimpianto per niente Tomboy e di sicuro andrò avanti con questo bellissimo, bellissimo programma. Vi ringrazio ancora per l'attenzione e la pazienza e vi aspetto per la quarta parte di questa miniserie. Grazie.